Buongiorno ragazzi e benvenuti nelle pagelle di Torino Roma. Come sempre a fine video ci sarà un commento particolare appunto sul titolo della puntata ed oggi andremo ad analizzare dopo solamente 8 giornate l'operato di Francesco e l'operato di Spalletti a confronto. Detto questo, partiamo immediatamente con le pagelle. Alisson, senza voto. Si può dare un voto ad un giocatore che prende 0 e dico 0 tiri in porta? No, esatto. Florenzi, 6, media fra il 5 del primo tempo e il 7 del secondo. Nel primo perde troppi palloni e la Roma rischia troppo. Poi nella ripresa finalmente spicca il volo. Moreno, 7, al debutto da titolare, partita magistrale. Grandi meriti per i 0 tiri in porta del Torino. Tranquillità, sicurezza e molta qualità. Considerando che è il quarto centrale, direi che va più che bene. Jesus, 7,5. Nella difesa panchinara della Roma si improvvisa leader e con tranquillità amministra il vantaggio. Manda Sadik in fuorigioco 6 volte contro giocatori veloci come Iago, Ljajic e Niang. Tanta roba. Kolarov, 8. Ale. Kolarov vale altri 3 punti. 3 gol, 4 assist fino a questo momento. È valso 6 punti in campionato alla Roma. Ancora lui, sempre decisivo. Pellegrini, 6 più. Sbaglia inizialmente, viene picchiato furbescamente a destra e a manca dietro l'arbitro, poi inizia a rispondere per le rime. Gioca comunque una dignitosa partita fra il lavoro offensivo e quello difensivo, entrambi svolti egregiamente. Sta crescendo in fretta. De Rossi, 5. Altra partitaccia, e dopo aver fatto vincere il Napoli col passaggio a Insigne, stavolta lo fa pure a Niang. Per fortuna che l'ex Milan non è Insigne e la Roma si salva. Non è una bocciatura, attenzione, è iniziato benissimo in questa stagione, ora comunque sta calando. Strootman, 5. Non mi è piaciuto. Troppi passaggi sbagliati, troppi errori in fase di impostazione, è lento, impacciato e macchinoso. Questo è Kevin. Se non è il migliore, è macchinoso. Per fortuna il 75% delle volte è il migliore. Nainggolan, 6 meno. Partita particolare, vedendolo titolare come ala d'attacco mi sarei aspettato addirittura un gol suo. Invece arranca come non mai e ogni tiro va in curva. Per fortuna, quando torna in mezzo al campo, lo rivediamo come il ninja che noi tutti conosciamo. Dzeko, 6. Gli arrivano pochi palloni e tutti quelli che gli arrivano sono lontani dalla porta. Sbaglia pochissimo, fa tante sponde, ma non ha mai occasioni serie. El Shaarawy, 5,5. Malino, guadagna la punizione che regala il vantaggio e per questo l'insufficienza non è netta. A parte questo, fa veramente molto poco. Yunder, 6. Partita sufficiente. Abbiamo capito che quest'anno verrà utilizzato sempre da Di Francesco per spaccare le partite. Non fa chissà cosa, ma la freschezza ce l'ha. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Perez, voto di castità. In 5 minuti fa cose che voi umani non potete mai immaginare. Prima va vicinissimo al gol, poi per poco ci condanna. Gli è andata bene. Perotti, senza voto, non tocca mai il pallone, inutile giudicarlo. E infine Di Francesco, 7. Allora, premettendo che porta a casa 3 punti importantissimi su un campo difficilissimo come quello di Torino, ad oggi, dopo 8 partite, perché la Roma 8 le ha giocate, ha fatto 2 punti in più di Spalletti, ragazzi, pensate voi. E lo scorso anno la Roma con Spalletti ha fatto, e sottolineo, ha fatto la stagione più importante della storia della Roma, cioè con più punti accumulati, mai era andata così in alto la Roma. Lo ha fatto con Spalletti, che lo scorso anno dopo 8 partite non aveva gli stessi punti che ha quest'anno Di Francesco, quindi 18, bensì ne aveva 16. Pensate voi, ragazzi, fa molto strano dirlo, so che siamo alla 9ª giornata, ma la Roma è una partita da recuperare. E pensate però quanto è strano che la Roma lo scorso anno con Luciano Spalletti di questo periodo si stava lottando appunto allo scudetto, comunque stava già lì intorno. Invece quest'anno con Di Francesco, anche qualora avesse vinto diciamo Sampdoria Roma e quindi ugualmente con Spalletti dopo 9 partite sarebbe 2 punti in più, la Roma si troverebbe comunque al quinto posto con Napoli 25, Inter 23, Juve 22, Lazio 22 e Roma 21. Come proprio a significare che non è Di Francesco che sta facendo peggio di Spalletti, bensì sono le altre che corrono di più. Detto questo, ragazzi, io non mi sento di dire che Di Francesco faccia meglio di Spalletti o che stia facendo meglio di Spalletti. Cioè, in questo momento magari finora ha fatto anche meglio per quanto riguarda i punti accumulati e per quanto riguarda ciò che abbiamo visto.
Però il futuro, ragazzi, ci dirà poi come effettivamente sarà stata la scelta di prendere Di Francesco. E io vi lascio al futuro. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace. In caso contrario, un dislike. Vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 che apprende il pronostico del migliore calcio e NBA. Quindi mi raccomando, ragazzi, fateci un salto perché è importantissimo. Buon Natale, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.